Nelle diapositive che seguono trovate una schematizzazione della nascita ed ascesa del fascismo. La vittoria nella Grande Guerra era costata all'Italia 600.000 morti e un forte debito pubblico. I debiti spingono il governo a emettere troppe banconote, quindi la lira perde di valore, i prezzi salgono e si crea inflazione. A questo si aggiungono i costi legati alla riconversione industriale, cioè il passaggio dalla produzione bellica alla produzione civile, che porta disoccupazione, la crisi dell'agricoltura causata dall'aver abbandonato i campi, la delusione per la mancata acquisizione dei territori promessi nel patto di Londra. Nel nord del paese, tra il 1919 e il 1920, sindacati e movimenti operai danno vita a lunghi scioperi, è il cosiddetto biennio rosso. Altre moti si hanno anche nelle campagne. Nel sud si chiede che siano distribuite le terre, come era stato promesso nella fase finale della guerra. Al nord le fabbriche vengono occupate dagli operai e gli industriali vorrebbero che il governo le sgombrasse con la forza, ma Giolitti, allora presidente del Consiglio, ottiene attraverso una negoziazione lo sgombero in cambio di aumenti salariali e di un miglioramento delle condizioni di lavoro. La paura di industriali e di proprietari terrieri è che in Italia scoppi la rivoluzione come in Russia. Nel 1919 si svolgono le elezioni e i liberali perdono la maggioranza assoluta. Sono nati nuovi partiti, ad esempio il Partito Popolare, di ispirazione cattolica, fondato da Don Luigi Sturzo. Il programma dei popolari è basato sui valori della religione, della famiglia e sul rispetto della proprietà privata e della libera iniziativa. Compare anche un altro partito, il Movimento Fascista di Benito Mussolini, che dal 1921 prenderà il nome di Partito Nazionale Fascista. Esso propone riforme a favore delle classi popolari, ma presto si schiera a fianco di industriali e proprietari terrieri. Nasce nel 1921 il Partito Comunista d'Italia, da una scissione del Partito Socialista. Nessun partito, dopo le elezioni, può formare un governo stabile e quindi nel 1921 si torna a votare. I fascisti riescono a fare leva sui motivi di malcontento e sulla paura del comunismo di industriali e agrari. Ottengono però scarsi risultati e per imporsi utilizzano la violenza con le cosiddette squadracce, formate da picchiatori che vanno contro i socialisti e i sacerdoti che simpatizzano con i lavoratori. Il governo liberale non è capace di fronteggiare Mussolini, che comincia a farsi chiamare Duce, cioè guida. Il 28 ottobre 1922 i fascisti marciano su Roma per impadronirsi del potere. Il re rifiuta di fermare lo stato d'assedio e di far intervenire l'esercito. Il primo ministro, Luigi Facta, si dimette. Vittorio Emanuele III incarica allora Mussolini di formare un nuovo governo. Mussolini impone al paese il proprio potere, nel 22 istituisce il Gran Consiglio del Fascismo e poi la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Nelle elezioni del 24 i fascisti ottengono la maggioranza assoluta. Un deputato, Giacomo Matteotti, che ne denuncia l'illegittimità delle elezioni, viene rapito ed assassinato. I deputati dell'opposizione per protesta abbandonano il Parlamento, la cosiddetta secessione dell'Aventino, dichiarando che vi rientreranno soltanto quando nel paese sarà ristabilita la legalità. In questa maniera però lasciano ampio spazio al governo fascista. Mussolini supera questo grave momento anche grazie all'appoggio del re. Nel 1925-26 il Partito Nazionale Fascista abolisce le libertà democratiche con le cosiddette leggi fascistissime. Nel 1929 le elezioni sono sostituite da un plebiscito, cioè gli italiani devono semplicemente dire o no al fascismo inserendo nell'urna una scheda di colore diverso a seconda della risposta. Questo fa capire che le votazioni erano ampiamente controllabili. Il fascismo è quindi una dittatura, infatti Mussolini controlla i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario. Si ha anche uno stato totalitario, in quanto tutta la vita del paese è controllata da un unico partito. Nel 1925 è avviata la cosiddetta battaglia del grano per aumentarne la produzione.
Alla fine degli anni 20, il governo fascista, per combattere l'alta disoccupazione, dà il via a una serie di lavori pubblici. Nel 1934 sono istituite le corporazioni che sostituiscono i sindacati dei lavoratori. Dal 1935 il fascismo sceglie l'autarchia contro le sanzioni economiche che erano state inflitte all'Italia dalla Società delle Nazioni in seguito all'aggressione dell'Etiopia. L'Italia cerca di essere autosufficiente in economia, anche se l'esperimento si rivelerà fallimentare. Nel 1929 viene firmato il concordato fra Stato e Chiesa Cattolica, che riconosce alla Chiesa la proprietà e l'esclusiva sovranità dello Stato del Vaticano, con a capo il Pontefice. La Santa Sede, in cambio, riconosce il Regno d'Italia con Roma capitale. Si pone quindi fine alla cosiddetta questione romana. Per il regime fascista, il fatto che la Chiesa riconosca come legittimo il governo è un grande successo politico. La scuola fascista regola ogni attività degli italiani. Per promuovere l'aumento demografico si tassano i celibi, viene creato un ente di assistenza per le madri in difficoltà, si migliora la legislazione sociale con assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e si danno anche pensioni ai lavoratori privati. Si organizzano poi attività per il tempo libero e colonie marine e montane per i figli delle famiglie indigenti. Tutte le scuole del regno devono adottare lo stesso libro di testo e nei programmi c'è una nuova materia, la cultura fascista. Nel 1923 il filosofo Giovanni Gentile presenta la sua riforma della scuola, che sarà sottoposta al controllo dello Stato e divisa per gerarchie. Il ginnasio e il liceo classico sono destinati ai figli dei benestanti, il liceo scientifico e gli istituti tecnici alla piccola borghesia. I corsi di avviamento professionale a chi svolgerà invece lavori manuali. Alla scuola si affianca anche l'Opera Nazionale Balilla, che era un'organizzazione paramilitare tesa ad inquadrare i fanciulli e i giovani dai 6 ai 18 anni. Dal 1935 il sabato pomeriggio diventa il sabato fascista. Tutti erano chiamati ad andare negli stadi per fare esercizi ginnici e parate. Mussolini ottiene quindi il consenso popolare con una massiccia propaganda, secondo la quale l'Italia deve diventare l'erede dell'impero di Roma. Il duce utilizza anche la simbologia della Roma antica, ad esempio l'uso del fascio littorio, preso come simbolo della sua autorità. Al calendario tradizionale viene affiancata anche l'indicazione degli anni trascorsi dal 22, l'anno della marcia su Roma, considerato il primo dell'era fascista. L'ufficio stampa del governo invia ai giornali le istruzioni, le cosiddette veline, sulle notizie da pubblicare o da tacere.